verso il posticipo, ma prima occupiamoci di questo Super Maran, di Super Catania in versione europea. Cosa serve all'Italia in Italia per diventare una vera sorpresa dopo l'esperienza del Catania, Luca? Ma penso che il Catania abbia dimostrato qualcosa, cioè nel senso comunque una squadra che ha una sua fisionomia chiara, fa le stesse cose ma le fa con grande intensità. E questo basta in un campionato molto tattico come il campionato italiano. Ci sono anche altre cose, per esempio il modo di difendere in modo molto aggressivo che ha fatto la Juventus da due anni a questa parte e che ha fatto la Sampdoria oggi, che ha tenuto il Napoli per larghi tratti lontano dall'area di rigore. Queste sono cose che nel nostro campionato funzionano. Giorgio? Ma spostandoci dal discorso tecnico, quello più generale, cosa serve? Serve non rivoluzionare il progetto ogni anno come fanno molte società, avere un direttore sportivo illuminato e avere un rigoroso rispetto dei ruoli, insomma, all'interno del club. Ci sono 6-7 giocatori dell'anno scorso che sono nei ruoli più importanti. C'è Almiron che fa il fenomeno, Berghezio che continua a far gol. Cioè, insomma, è una squadra che inserisce allenatori e giocatori con le giuste dosi. Ecco, diciamo così. No, scherzo sull'allenatore ovviamente perché si capisce che è molto bravo, ma è la cosa più importante è inserire i giocatori giusti sia nel numero che nei ruoli. Andiamo a Firenze per l'ultimo punto che riguarda naturalmente il posticipo.